E allora, siccome credo che la differenza non la possa fare Deborah Serracchiani da sola, ma che debba farlo il partito e la squadra che sta intorno a quello che viene individuato come segretario, ho deciso di non candidarmi e ho deciso di appoggiare Dario Franceschini, perché è simpatico. Anche perché adesso su questa storia del simpatico riflettete, perché guardate che è una questione anche di comunicazione che noi fatichiamo ad avere normale. In questo partito dobbiamo o parlare difficile o dobbiamo dirci le cose alte. Quelle più basse non ci vanno bene, perché noi siamo superiori. Noi non è che siamo superiori. Noi dobbiamo anche prenderci un po' meno sul serio molto spesso. A parte che è simpatico veramente, ed è un fatto... Mi spiegate se voi votereste con altrettanta gioia, con convinzione, uno che vi sta profondamente sulle palle? Credo di no. No. Allora, quindi la prima cosa è una questione di empatia, cioè uno dice che è simpatico perché ne condividi in qualche modo l'opinione, il percorso, le idee. Questa è la simpatia per me e quindi la confermo. Ma al di là di tutto, io ho deciso di appoggiare Dario Franceschini perché ha fatto quei discorsi che io ho fatto il 21 marzo, perché uno che ti dice questo partito deve imparare a decidere, ha fatto degli errori, indubbiamente questo partito, non li ha fatti solo lui, perché tutti quelli che adesso stiamo per votare stavano tutti lì, non è che era qualcuno in ferie, c'erano tutti. Allora, cerchiamo di, come dire, capire che abbiamo fatto degli errori, e questo tutti lo stanno capendo ed è giusto ed è corretto. Però è una persona che mi dice questo partito deve imparare a decidere, questo partito deve mantenere come ricchezza la pluralità, le differenze, perché è effettivamente una ricchezza del Partito Democratico, però questo partito deve imparare a decidere. Perché, e come lo fa? Attraverso il voto, che è lo strumento... Voi li fate fuori così, quelli. Occhio alla tua, occhio! Non è che avete ospitato D'Alema o qualcun altro negli ultimi giorni? Cioè, adesso... Bersani, beh. No, e allora... E allora, quindi, stavo dicendo, se sopravviviamo, stavo appunto dicendo, che... Che niente, quindi che l'ho appoggiato perché dice quelle cose che volevo sentirmi dire, che andavano dette molto tempo fa, e che quindi questo partito ad esempio deve decidere, e quando dice, e per me questo è un discrimine fondamentale, che dobbiamo decidere anche sui temi etici, è un'assunzione di responsabilità che noi non abbiamo avuto, perché per lungo tempo abbiamo ritenuto che per tenerci insieme tutti noi non dovessimo scegliere. Io mi ricorderò sempre, perché voi sapete, vengo da Udine, a Udine ha ospitato Luana Englaro, in quei giorni dove Luana era da noi, avevamo organizzato, mi ricordo, un'assemblea provinciale con un senatore del PD che è venuto a fare una lezione, no? Era uno di quei momenti di formazione politica. Naturalmente c'è stata la domanda sul testamento biologico e quant'altro, lui ci disse che il gruppo aveva elaborato una discussione profonda dove erano stati trovati 10 punti di comunanza tra tutti. Ora, al di là che 10 punti non li aveva mai saputi nessuno e non li sappiamo ancora, ma al di là di quello, lui disse una cosa che per me fu veramente, come dire, il riconoscimento dello sbaglio, dell'errore, perché lui disse: abbiamo fatto questa grande discussione, abbiamo trovato i 10 punti in comune, concordiamo tutti su questo, però abbiamo deciso di non votare e di non scegliere. Ma come? Cioè, tu fai tutta la discussione e poi decidi di non votare? Decidere di non votare vuol dire che poi su quel tema tu non hai una linea, perché non hai né la linea del segretario, oppure rischi di avere, oltre a quella del segretario, quella di altri 5, 6 o 7 o anche uno solo, che fa la differenza. Ora, la Binetti, perché ce la ricordiamo tutti? Perché era l'unica voce discordante rispetto ad una linea politica del partito che però non ha preso la posizione che avrebbe dovuto prendere, che non è quella prevalente, è la posizione di sintesi, che è una cosa diversa. Cioè, tu sei lì, decidi, e quella è la linea politica di sintesi del partito. Non è né prevalente, né è la linea politica di sintesi, quella che viene fuori da un voto espresso con democrazia. Credo che sia un'assunzione di responsabilità che avremmo dovuto prenderci allora. Non ce la siamo presa, anche perché, e qui chiudo, se no la faccio lunga, credo che abbiamo avuto, tra i vari problemi che abbiamo avuto, quella di avere un segretario, un ottimo segretario per quanto mi riguarda, Walter Veltroni, legittimato profondamente dal consenso popolare,
un grande consenso popolare, ma non legittimato dall'apparato, dalla dirigenza. E credo che questo abbia fatto la differenza. Credo che questo abbia fatto la differenza. Lui non ha avuto la forza, anche quando il 25 ottobre gli era stata di nuovo data la chance, lui non ha avuto la forza di far saltare qualche poltrona. L'unica poltrona saltata è la sua. Questo è il motivo per cui il partito ha fallito. Imparare da questi errori qui ci rende solo forti, e il congresso serve a questo. Sono d'accordo con te quando dici che serve a fare quel discrimine che non abbiamo fatto prima e che magari dovevamo fare dall'inizio, però guardate che all'inizio probabilmente ci saremmo divisi tra DS e Margherita. Quindi il fatto che l'abbiamo fatto adesso da un certo punto di vista è positivo, perché ha permesso quella mescolanza che altrimenti non ci sarebbe stata. Però non deve finire lì. Cioè, a me interessa quello che succede dal 26 ottobre in poi, e a prescindere, a me non interessa il segretario in quanto tale. Io mi auguro che sia un segretario, io mi auguro che sia Franceschini, ma mi auguro che sia un segretario legittimato, che faccia bene il suo lavoro con tutti, ma proprio tutti, anche quelli che oggi sono su posizioni diverse, altrimenti non ha senso. Se non facciamo questo lavoro, non ha senso fare il congresso. No, hai risposto già a qualche altra curiosità che avevo. No, non sono più scintillante. Ho smesso di essere sul tetto. Sì, intanto Giancarlo, vieni, c'è Faenzi, il nostro segretario del circondario, della federazione. C'è quella là, c'è fuori. Innanzitutto grazie di essere venuta, ci ha fatto molto piacere, e soprattutto grazie a quel 21 marzo, perché insomma noi di quel 21 marzo, a parte la Deborah Serracchiani, che ripeto abbiamo fatto volentieri in uscita in tutto il paese, però ci è rimasto questo messaggio che forse Deborah Serracchiani nel PD ce ne sono altre, e io credo che il congresso dovrebbe riuscire a dare la possibilità alle tante Deborah che ci sono nel PD di essere dei protagonisti appunto dal 26 di ottobre. Credo il PD riesce a fare questo, se no davvero siamo in difficoltà. Tutto quello che finalmente ha fatto su Veltroni non è riuscito. Probabilmente per riuscirci di questo c'è bisogno. Grazie. Non so se vogliamo già iniziare col pubblico, io qualche altra cosina avevo, ma semmai sì. Se vogliamo rompere il ghiaccio, lo rompo io con un'altra domandina, si avvicina qualcuno. Rompere il ghiaccio con questo caldo. È un po' un problema. Buona domanda, no. Ecco, vai. Tanto qui ghiaccio ce n'è, perché non c'è più di risalto. Ma si sta bene, dai. Quello che mi è piaciuto molto, che ve l'ha detto Deborah, è il fatto della scelta dei candidati, che è una cosa che qui non è che esista molto, bisogna riconoscerselo, cioè quello di far scegliere i candidati nei circoli. Questa è una cosa che dovrà avvenire anche qui, perché è la democrazia più grossa che può essere in un partito, perché se i candidati li scegli il vertice non si arriverà mai a quel salto di qualità. Questa è una cosa che spero, e credo siano tutti d'accordo, che quando ti ho detto hanno applaudito tutti. È un insegnamento che tu ci hai dato, se tu ce n'hai anche altri di questi spunti si sarebbe tutti contenti. Ti ringrazio per questo. Beh, dico intanto una cosa rispetto a quel discorso che faceva appunto il segretario, ha perfettamente ragione. Il problema è che scoprire Deborah Serracchiani è stato un caso. Ecco, io credo che scoprire un dirigente di partito non debba essere un caso, cioè noi dovremmo avere un partito che riesce a investire sui propri dirigenti, giovani, meno giovani, perché guardate che non è una questione anagrafica ma è una questione di mentalità, quindi non è un problema che i più giovani hanno quello che manca, no, semplicemente non deve essere un caso, ecco, quindi questa è una cosa un po' la cosa che non funziona. Però devo dire che sia durante la campagna elettorale che dopo, dove insomma sto girando tantissimo, ho veramente tanta richiesta di incontrare le persone, ne incontro tantissime di Debore e Debori, se posso dirlo. Ce ne sono tanti, veramente, appassionati, che hanno voglia, che hanno capacità, che hanno competenze. Diciamo che ancora non riescono ad avere quello spazio che è giusto che abbiano. E
credo che questo partito però abbia anche capito che è giunto il momento.